Sarebbe bello se gli extracomunitari riuscissero sempre a farcela come nel film Le Badanti. Tre bombe sexy, Lola, la bella venezuelana Samantha Castillo, Carmen, l'attrice di Singapore Nadia Amdin e Irina, la russa Anna Gimskaya, sono alla ricerca di un futuro migliore in Italia. Ragazzi, abbiamo visite. In fuga da una vita di soprusi e violenze, le tre donne decidono di cambiare vita e si trasferiscono nella provincia di Verona per lavorare alla casa di cura Villa Bella. Pur di farcela, sono pronte a tutto, anche ad accettare le richieste di un direttore truffaldino. Stipendio sindacale al minimo in nero, contributi ridottissimi, pensione completa, ovvero vitto e alloggio. Bene, che dite, che fate? Prendiamo! Spinte da una forte volontà mista a disperazione, Lola, Irina e Carmen si dedicano al lavoro e alla cura degli anziani, alcuni dei quali rendono loro la vita impossibile. L'attore Pino Amendola. Il mio personaggio, che si chiama Michele, che è un po' il capo di questi vecchietti, è quello che organizza scherzi un po' agli amici miei, è un po'... crea questa tensione con queste bellissime badanti che arrivano, per poi invece entrare in grande amicizia e quindi farsi aiutare a sopportare questa vecchiezza. Girato nel 2014 da Marco Pollini, Le Badanti è stato presentato al Lido di Venezia e al Festival di Cannes e sarà nelle sale dall'11 giugno. Una storia che fa bene al cuore, secondo l'attrice Anna Gimskaya. Un viaggio... soprattutto attraverso quattro culture diverse, perché parliamo dell'Italia, Moldavia, Malesia, Venezuela. Sono anche due diverse generazioni di uomini e donne. Questo è anche un altro viaggio meraviglioso attraverso l'età.